Ben ritrovati, fedeli followers della Ferie Family Film, giovedì sera, ma pur sempre giovedì, per cui recensione di Agatha All Along. Siamo arrivati in fondo, questa mattina su Disney Plus sono uscite le ultime due puntate, la ottava e la nona di questa prima, forse unica stagione di Agatha All Along. La recensione sarà come sempre divisa in due parti, non spoiler spoiler. Vi avvertirò quando comincerò a fare qualche spoiler. Beh, è un doppio episodio, diciamo così, che conclude ciò che già in realtà era concluso, nel senso che il tema portante di questa stagione di Agatha l'avevamo già compreso, no? Questa Wanda che in qualche modo ritorna e con la quale bisogna fare i conti attraverso la figura di suo figlio. E questo era un tema che si era già sviluppato ed era sostanzialmente già concluso con il settimo episodio, ma ci sono le ultime cose da sistemare, c'è una strada che va ancora finita e bisogna un po' capire se quello che si voleva ottenere, no, ciò che veniva posto come premio alla fine della strada, effettivamente poi i protagonisti lo hanno ottenuto. Dico solo che questo doppio finale, questo duplice episodio, non è, come dire, tra i migliori che abbiamo visto della stagione. In particolare l'ottavo episodio è abbastanza debole, secondo me, un po' tirato per le lunghe per arrivare al finale dell'episodio stesso, ovviamente con un bel cliffhanger, ma lo stesso ultimo episodio, il nono, che è finale di stagione, per cui ci si poteva aspettare in qualcosa di molto grosso. Anche questo è un episodio che, pur funzionando meglio rispetto al precedente, si muove comunque su una tonalità molto bassa, molto umile, ma umile in senso proprio letterale, poi spiegherò in che senso. Per cui potrebbe essere un finale che lascia un po' l'amaro in bocca, no, però un senso di non convincimento, un senso di finale mancato quasi, come se non finisse davvero tutto. In effetti, leggerissimo spoiler, ma lo possiamo immaginare, c'è spazio ovviamente per una seconda stagione, la Marvel non si preclude mai questa possibilità e non lo fa nemmeno con Agatha All Along. A parte quello, però, insomma, la storia termina in maniera anche abbastanza interessante, a suo modo, se vogliamo, anche abbastanza inaspettata, per cui comunque una serie che nel suo complesso è più che positivo, una serie divertente, una serie interessante, una serie che si lascia scivolare via molto bene. Non è uno dei prodotti della Marvel che rimarrà nella storia della Marvel Cinematic Universe o del Marvel Television Universe, però si è visto molto di peggio in casa Marvel. Qui tutto sommato ci siamo divertiti. Inizierò a fare qualche spoiler. Non ci aspettiamo ovviamente che Agatha muoia. Non ci aspettiamo, anche se potevamo immaginarlo per gli indizi disseminati nel corso di tutta la serie, che tutto quello che noi abbiamo visto altro non è che una proiezione mentale di Billy, del figlio di Wanda, così come Wanda aveva creato Westview, no, quella città in cui aveva tenuto tutti i prigionieri, questa sua sorta di costruzione televisiva finta, no, di città ideale, perfetta, in cui lei poteva vivere e poteva crearsi la sua famiglia. Ecco, così sostanzialmente fa Billy, che ha il suo obiettivo, quello di trovare il fratello, quello di ritrovare anche se stesso, e quindi costruisce tutto questo mondo, questa strada che evidentemente non esiste davvero, e lo capiamo nell'ultimo episodio, che la strada non è una cosa esistente, è tutto un trucco che Agatha usa sostanzialmente per ammassare le altre streghe e rubare i loro poteri, ma è tutta una costruzione di Billy, tutta una sua costruzione mentale per arrivare a una sorta di verità, una sorta di comprendere di se stesso, di chi è, di qual è il suo passato, di qual è il suo potere e di suo fratello. Suo fratello che noi non conosciamo, nel senso che non l'abbiamo visto, suo fratello che è possibilmente il centro, l'oggetto di una nuova stagione, perché il finale vede proprio Agatha e Billy che vanno in cerca del fratello. Agatha che muore, Agatha che si sacrifica in qualche modo, si dà a Rio, alla morte, per salvare, potremmo dire, il proprio Billy, ma anche per salvare se stessa, per trovare una conclusione migliore, più netta, più decisa, più seria di tutta la sua vita, e lo capiamo proprio dall'ultimo episodio, che è un lungo flashback della storia, di Agatha, e ci sta, la sua morte è abbastanza inaspettata, ritorna sotto forma di fantasma, di quasi ectoplasma, di forza, come se fossimo nel mondo di
di Star Wars, ma ci sta anche questo, è interessante questo sviluppo, questa nuova chimica tra i due personaggi, Billy e lei, e chissà in una prossima stagione, una seconda stagione, questa cosa potrebbe essere sviluppata in maniera ancora più interessante. Una stagione che comunque, ripeto, si è fatta ben vedere, questi riferimenti al mondo di Wanda, cioè una delle serie più interessanti del mondo Marvel, hanno reso, hanno contribuito a rendere questa stessa serie molto interessante, per cui ben venga, ecco, come divertimento, come cosa leggera, come una Marvel che ritorna anche in televisione dopo un periodo di pausa, direi che ci stia. Se questo è l'inizio, vediamo in maniera un po' più positiva anche il futuro. Fatemi sapere nei commenti se avete visto Agatha All Along, se vi è piaciuta, cosa pensate degli ultimi due episodi e in generale dell'intera serie. Iscrivetevi al canale per aiutarci, sostenerci, a contribuire a farci crescere ancora in continuazione. E noi ci vediamo molto presto qui sui canali della Fairy Family Film. Ciao a tutti!